lo dice stesso la parola, hanno bisogno di ossigeno, di aria. Inoltre hanno bisogno di acqua, hanno bisogno di temperatura e ovviamente di cibo. Per quanto riguarda il primo aspetto, l'aria, hanno bisogno quindi di un giusto rapporto di ossigeno. Nel momento in cui ci dovessero essere una diminuzione di questo ossigeno, questi batteri hanno incontro chiaramente a una sofferenza e potrebbero morire. E a quel punto vengono sostituiti dai batteri anaerobici, perché la natura non si ferma mai. Cioè, quando muore qualcuno, poi qualcos'altro lo va a sostituire. I batteri anaerobici producono i cattivi odori. Questi sarebbero quelli che poi intervengono nella fase di compostaggio anaerobico, che producono poi il biogas. Però nel nostro caso produce anche un cattivo odore, quindi noi faremo in maniera tale, in modo tale da non farli sviluppare. Quindi è necessario che ci sia una buona reazione. Giusta umidità, anche qui, perché i batteri per poter assumere questi elementi hanno bisogno del solvente come l'acqua, che spesso viene chiamato il solvente universale, no? Quindi questo solvente scioglie i vari elementi e permette ai batteri di utilizzarli. Però se ce n'è troppo si rischia di andare incontro a un'asfissia, quindi subentrano i batteri anaerobici. Se ce n'è poco non riescono a sciogliere le sostanze nutritive, quindi non riescono a cibarsi e muoiono. Per darvi un'idea, la giusta quantità di umidità può essere rappresentata da una spugna ben strizzata, quindi voi dovete rendervi conto, cioè dovete a sensazione sentire che è umido, però strizzandola non deve rilasciare liquido. La giusta temperatura, ovviamente loro hanno una temperatura ottimale che può essere dai 25, 30, i 40, però in condizioni aziendali, quindi non nel nostro caso, questa temperatura sale anche di molti gradi, arriva fino a 60-70 gradi, perché si hanno dei processi di ossidazione molto forti e questo determina anche una sterilizzazione del substrato e uccide anche le erbe infestanti, che poi altrimenti noi ce le ritroveremmo nel terriccio. Nel nostro caso invece noi utilizzeremo dei contenitori piccoli, per cui la temperatura difficilmente supererà i 30-35 gradi. Anzi, diciamo, d'inverno scenderà, se fuori ci saranno 10 gradi sarà 10 gradi e così via. Chiaramente questo va a limitare l'attività dei batteri e quindi ci sono dei periodi in cui loro svolgeranno questa funzione in maniera più veloce, altri momenti in cui sarà quasi ferma. Quindi noi possiamo dire che in condizioni ottimali per la trasformazione si servono dai 3 agli 8 mesi. Poi ogni volta che qualcuno di quei fattori viene meno, per esempio se per qualche ragione c'è una mancanza di ossigeno, i batteri si fermano, quindi tutto questo rallenterà il processo di trasformazione. Poi hanno bisogno di mangiare e quindi è una dieta mediterranea. Hanno bisogno di carboidrati, hanno bisogno di azoto, che sono quindi carboidrati, la pasta, azoto, le proteine, la carne, hanno bisogno di sali minerali, hanno bisogno dei coadiuvanti che possiamo immaginare possono essere le vitamine, e hanno bisogno degli strutturanti che penso che voi avete sentito parlare di fibra, no? Sta iniziando a diventare anche questo un termine molto usato, e quindi hanno bisogno di fibra, anche se in questo caso per altri scopi, però comunque è necessario avere la fibra. Come nel nostro caso è importante che quello di cui loro si cibano abbia un giusto rapporto carboidrati-proteine. Nel caso dei batteri che a noi interessano, questo rapporto è 31, un po' come è stato detto precedentemente. Ma noi come facciamo quando prepariamo, diciamo, dai nostri scarti a capire se questo è il rapporto ottimale? Perché se il rapporto non è ottimale, i batteri ovviamente non si sviluppano nella maniera adeguata. Diciamo che dobbiamo seguire alcune regole che sono più o meno queste. La frazione organica ricca di azoto, quella quindi che apporta le proteine, generalmente è verde nei nostri scarti, quindi insalata per esempio può essere considerata una fonte di arricchimento in proteine. Invece tutto ciò che è scuro e marrone è una fonte di carbonio, ma anche
la carta ovviamente è una fonte di carbone. Diciamo, nel primo caso tutto ciò che è umido, nel secondo caso tutto ciò che è secco. Qui fa eccezione, nel caso del marrone, fa eccezione la posa del caffè, che invece è una fonte di arricchimento di azoto. Quindi voi dovete iniziare a rapportarvi a questi resti di cibo in questo modo, per capire se state più o meno andando nella direzione giusta. Ovviamente ci sono anche delle tabelle dove potete avere un'idea del rapporto carbonio-azoto, quindi vedete gli scarti di cucina miscelati stanno intorno al 23%, quindi più o meno ci siamo. È chiaro che se voi avete solamente sfalci d'erba state a 12 come rapporto, dovrete mettere qualcosa che arricchisca in carbonio, quindi potrebbe bastare della carta per esempio. E invece per quanto riguarda delle foglie secche, ecco, quindi le foglie secche 50, quindi uno più o meno si rende conto, non è che dovete fare il calcolo con la calcolatrice, insomma è per darvi un'idea. Carta e cartone invece la quantità è altissima. In linea di massima la regola è questa: due parti di avanzi verdi e una parte di avanzi marroni. Quindi basta seguire questa regola per riuscire a mettere i batteri in condizioni di lavorare. Cos'è che si consiglia di non compostare? Non perché non è possibile, ma perché potrebbe dare problemi sia di animali che di cattivi odori, la carne, i prodotti caseari, oli, grassi e carta oleata. Quindi per, diciamo, queste cose qui non vi consigliamo di non utilizzarle, insomma. Poi ci sono gli integratori. Gli integratori quindi servono per dare sali minerali e altre sostanze che sono sempre necessarie, come sono necessarie per noi. E spesso ci può capitare diciamo, la cosa più semplice per noi è la cenere di legna. Basta avere un parente che ha un camino, noi ci facciamo dare quella bustina di cenere e la teniamo lì pronta, perché non è che ne servono grandi quantità, però bisogna fare un po' una bella miscela, ecco. Poi ci sono, io li chiamo coadiuvanti, spesso li trovate nei negozi specializzati, vendono delle bottiglie li chiamano anche attivatori, per far partire prima il processo, perché ovviamente voi avete bisogno dei batteri, però i batteri normalmente sono presenti sia nel terreno e ancora meglio in un compost vecchio. Quindi quando voi avrete iniziato questa attività sicuramente avrete del compost maturo e una parte di questo qui vi servirà come attivatore. Allora, a cosa servono gli strutturanti? Quelli che io prima ho chiamato fibra. Sono praticamente sempre materiale biodegradabile, però hanno una maggiore difficoltà a essere degradati, perché in genere sono formati da lignina, che è una sostanza di più difficile degradazione o richiede più tempo. Questi qua hanno anche una grande superficie specifica, cioè comunque offrono, se voi andate a misurare tutta la superficie di questi strutturanti, vedrete che è un valore abbastanza alto, proprio in centimetri, diciamo, messi tutti insieme. Il loro compito è quello di mantenere soffice il compost, quindi di garantire quella reazione che a noi serve, e quindi è importante che ci siano. E possono essere cippato di legno, trucioli, pellet, ecco, gusci di frutta secca. Allora a Natale noi sicuramente produciamo una grossa quantità di frutti di frutta secca, di gusci di frutta secca, quindi anche lì, anziché buttarli, li conserviamo, ci serviranno per il resto dell'anno. Quindi bisogna entrare in quest'ottica, cioè di non buttare nulla, ogni cosa che noi produciamo in qualche modo ci può essere utile. Allora, regole di base per ottenere facilmente un compost: sminuzzare i rifiuti. I rifiuti più sono sminuzzati e più velocemente avviene questo processo. Questo lo potete fare a tavola con un coltello e una forchetta, cercate di tagliarli, perché ovviamente i batteri non saranno in grado di arrivare al centro di queste parti. Quindi voi più le tagliate, maggiore sarà la superficie offerta all'azione dei batteri. Poi un'adeguata percentuale di umidità, quindi bisogna evitare che sia o troppo secco. In questo caso voi potrete utilizzare una spruzzetta, quelle che piccoline anche da mezzo litro, e spruzzare sulla superficie
in maniera tale che non rischiate poi di mettere troppo